Eravamo rimasti a pagina 77, non fate caso al baccano. Sotto la spinta dell'enorme campo gravitazionale del vicino Giove, Amalthea sfrecia come una trottola attorno al pianeta. In sole 11,95 ore, che è meno di un cinquantesimo del tempo impiegato dalla Luna ad orbitare attorno alla Terra. All'epoca in cui scrisse Jupiter, Amalthea era tra tutti i satelliti, fino a quel momento noti, quello dotato del periodo più breve dopo Phobos, il più interno dei due satelliti di Marte, attorno al quale ruota in 7,65 ore, cioè in soli 5 ottavi, scusate, del periodo di Amalthea. Vedete? Anzi, Phobos ruota attorno a Marte con velocità considerevolmente superiore a quella di rotazione attorno al proprio asse dello stesso Marte. Di modo che Phobos compie un sorpasso continuo della superficie di Marte, sorgendo ad ovest e tramontando ad est. Cosa vuol dire anche sotto l'equatore terrestre? Il sole sorge a destra. Dal momento che Giove ha una rotazione sorprendentemente rapida di sole 9,95 9,92 ore, scusate, Amalthea non effettua il sorpasso, ma sorge a est e cala piuttosto lentamente ad ovest. Phobos però nella sua rivoluzione attorno a Marte ha un'orbita molto più corta di quella di Amalthea, che deve fare il giro completo di quel colosso planetario che è Giove. L'orbita di Amalthea, inoltre, è quasi 20 volte più lunga di quella di Phobos. Perciò Phobos, nella sua orbita attorno a Marte, si muove alla velocità di 2,14 km al secondo, mentre Amalthea, nel suo guizzare attorno a Giove, si muove a una velocità di 26,3 km al secondo. Valga il confronto con la Luna che si muove attorno alla Terra ad una velocità media di circa 1 km al secondo. Jupiter fu pubblicato nel 1973 e già durante l'anno che seguì osservazioni effettuate dalla Terra permisero di scoprire un tredicesimo satellite gioviano. Un tredicesimo satellite gioviano, scusate, il nuovo satellite faceva parte del gruppo Himalaya. Come vengono denominati i piccoli satelliti esterni al gruppo dei Galileiani? Ma il nuovo satellite lo era solo in parte. Il gruppo Himalaya ha aumentato così il numero dei suoi membri, passando da 3 a 4. La ragione per cui questo nuovo satellite non era stato avvistato. Scusate. In precedenza era che si trattava del più piccolo, aveva infatti un diametro di soli 10 km e fino ad oggi rimane in assoluto il più piccolo satellite mai individuato. Deriva il suo nome da Leda, che nella mitologia greca
Era una regina di Sparta, amata da Zeus. Per conquistarla, il dio aveva assunto la sembianza di un cigno, fornendo con ciò lo spunto per più di una parvata. Ciò che avvenne poi fu che Leda depose due uova, da cui se nacquero due bambini, dei due la più famosa, e quella passata alla storia con il nome di Elena di Troia. Vedete come la gente fa finta di non vedere. Venne poi l'era delle sonde e nel 1979 furono scoperti tre nuovi satelliti gioviani, tutti più vicini a Giove dei Galileiani. Si creava così una simmetria piuttosto stupefacente. Oggi abbiamo 16 satelliti gioviani, quattro piccoli più vicini a Giove dei Galileiani. Quattro grandi galileiani, quattro piccoli più lontani dei galileiani e altri quattro piccoli ancora più lontani. In futuro ci saranno senza dubbio nuove scoperte che spezzeranno questa simmetria, ma questo non potrà che dispiacermi, dato il mio amore per tutto ciò che possiede tale carattere. I satelliti scoperti più di recente, Adrastea, Tebe e Metis, Adrastea è il nome di una ninfa che insieme ad Amaltea accudì il piccolo Zeus. Tebe era una ninfa, figlia di una divinità fluviale e, come avrete già indovinato, un'ulteriore conquista di Zeus. Metis era la più interessante delle tre, ma apparteneva alla stirpe dei Titani, la più antica nella genealogia delle divinità. E come indica il suo nome greco, era la personificazione della saggezza. Metis viene considerata la prima moglie di Zeus, che il dio, temendo potesse generargli un figlio che l'avrebbe detronizzato, così come lui aveva deposto il proprio padre Cronos, inghiottì. Metis da allora prese a consigliarlo dallo stomaco. Ecco un altro modo per arrivare a farsi una cultura. 9 mesi dopo, dalla testa di Giove balzò fuori Atena, completamente armata, lanciando il suo grido di guerra, nato dell'autore. Dicevamo, i satelliti scoperti più di recente, Adrastea, Tebe e Metis, hanno diametri valutati rispettivamente in circa 25,80 e 40 km. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai sia occorso tanto tempo per scoprire l'esistenza, considerato che l'Isitea, con un diametro di soli 20 km, fu avvistata addirittura nel lontano 1938. Ma la risposta è che i satelliti vicini a Giove sono immersi nella luce di questo gigante planetario e non possono essere visti se non mediante contatto visivo ravvicinato o opera delle sonde spaziali. Amaltea è l'unico tra i satelliti vicini al pianeta che sia stato scoperto dalla Terra, scusate, ha un diametro di 170 km ed è quindi molto più grande degli altri. Fu individuato nel 1892 da un astronomo quasi leggendario per la sua vista acutissima. Tra tutti il più vicino a Giove è, per quel che ne sappiamo a tutt'oggi, Metis, che dista solo 128.000 km dal centro del pianeta, benché Adrastea non se ne discosti molto con i suoi 129.000 km. Il periodo di rivoluzione di Metis è di 7,07 ore, quello di Adrastea è di 7,13 ore. Tutti e due questi satelliti hanno strappato il primato a Phobos, dal momento che riescono a completare la loro orbita con un anticipo di mezz'ora su Phobos. La velocità orbitale dei due satelliti, i più interni rispetto al pianeta, è assai elevato e raggiunge i 31,6 km al secondo. Entrambi sono più veloci della rotazione di Giove. Se qualcuno potesse osservare dalla superficie del pianeta, attraverso la coltre di nubi che lo avvolge, apparirebbero anch'essi come Phobos, sorgere a ovest per tramontare ad est.